Ciao a tutti ragazzi, io sono Jolie e sono una cantautrice, ma in questo canale parleremo di sviluppo personale, minimalismo, disturbi del comportamento alimentare e di alimentazione in generale. Allora, oggi sono qua perché non vi avevo detto niente, perché avevo paura a pronunciare le parole all in, ma alcune di voi sapevano che io stessi riprovando a fare l'all in perché gliel'ho scritto in privato su Instagram. E quindi sì, oggi è il 20° giorno di all in. Mi emoziono se penso che sono arrivata fino a qua. Come sapete, la prima volta nel quale ho provato questo metodo per guarire mi sono bloccata e sono rimasta ferma al terzo giorno, non ho neanche completato il quarto, erano stati 3 giorni e mezzo e poi mi sono spaventata vedendo la ritenzione idrica e il gonfiore che sentivo e la paura di ingrassare. Allora, oggi quindi sono qua per chiarirvi bene che cosa sia l'all in, perché poi appunto andrò ad aggiornarvi man mano rispetto a quello che sarà il mio percorso riguardo questo metodo di guarigione che è conosciuto per lo più in America e che funziona e ha funzionato per un sacco di ragazze in America e anche un sacco di donne che non hanno mai ritrovato davvero la loro spensieratezza al di fuori del DCA. Infatti poi farò anche un video riguardo il come capire se si è rimasti in una quasi guarigione oppure se si è veramente guariti. Secondo me, purtroppo, anche qua su YouTube vedo tante persone che credono di essere guarite ma in realtà sono rimaste anche loro bloccate nella quasi guarigione e non lo sanno. Ovviamente non vi farò nomi e non esporrò nessuno delle persone che io personalmente credo che non siano davvero guarite ma che siano bloccate nella fase nel quale sono bloccata anch'io. Però bando alle ciance, oggi non voglio parlare di questo ma voglio parlarvi di cos'è effettivamente l'all in, quali sono i principi dell'all in e come può portarci davvero a guarire. Ovviamente tutto ciò è ispirato a tutte le ragazze che seguo, le terapeute che seguo in America, quindi attraverso YouTube seguo queste ragazze e queste donne che sono guarite completamente, che non hanno più pensieri riguardo il DCA, completamente nessun pensiero relativo al DCA, mangiano quando hanno fame, finiscono di mangiare quando non hanno più fame, punto, fine, senza restrizioni, senza nessun tipo di allarme riguardo il loro corpo o riguardo il cambiamento del loro corpo. Quindi tutto ciò che la mia psicoterapeuta anche mi aveva detto che avrei dovuto accettare, perché si deve convivere con questi aspetti per tutta la vita e semplicemente si arriva a controllare i sintomi, a non avere più sintomi, ma comunque dentro di noi rimane quella voce, rimane quel pensiero un po' malato del DCA. Queste persone dicono di non avere più nessun tipo di strascico riguardo la malattia e quindi io voglio provarla fino in fondo e voglio vedere se anche per me funziona davvero. Vi ho parlato anche dell'intuitive eating qualche giorno fa, perché sto cercando di unire quello che è l'all in e quello che è il mindful eating, l'intuitive eating, non perché voglio controllare il fatto che io ingrasserò, perché già mi vedo ingrassata, già mi vedo tanto gonfia, già sto trattenendo tantissimi liquidi, quindi non è perché voglio bloccare questo processo, ma perché comunque voglio far sì che alla fine di questo percorso io possa avere un rapporto sano con il cibo. E per me il rapporto ideale con il cibo è quello dell'approccio consapevole, senza alcun tipo di restrizione e senza frenare assolutamente il mio corpo in ciò che vuole diventare. Allora, adesso la smetto con questa premessa e vado a parlare di che cosa si deve fare per provare il metodo all in. Il primo principio per seguire questo metodo che può portarci alla completa guarigione da un DCA è quello di soddisfare la fame della mente e dello stomaco. Ciò significa che se stai pensando ad un cibo, l'unico modo per smettere di pensarci è mangiarlo. Quando per anni non si risponde più alla fame dello stomaco, che per il corpo comporta energia, iniziamo a ricevere segnali dalla mente e rispondere alla fame della mente porterà di nuovo il tuo corpo a capire che stai rispondendo a ciò che ti chiede. Il secondo principio è quello di non preoccuparsi se pensiamo di essere sazi, perché probabilmente è il DCA che ci sta dicendo che stiamo mangiando troppo, secondo lui. Se stai continuando a pensare al cibo, significa che in realtà il tuo corpo vuole ancora cibo, altrimenti non ti ci farebbe pensare. Quindi devi continuare a darglielo per farlo fidare di te di nuovo. Il terzo principio è che è normale che il corpo ti chieda cibo denso di calorie.
perché vuole restaurare ciò che è stato distrutto dall'interno e vuole farlo nel minor tempo possibile. Ciò significa che anche se avete recuperato il peso, come è stato per me, io adesso sono normo peso, ad ogni modo non significa che tutto ciò che ho danneggiato in tutti questi anni di restrizione e negli anni nel quale ho utilizzato il vomito indotto come compensazione della mia alimentazione sia stato completamente restaurato, perché quando si hanno anni di restrizione, ma anche semplicemente dei mesi come abbiamo visto nello studio del Minnesota, i nostri organi vanno a rimpicciolirsi in difesa, perché così possono aver bisogno di meno energia e possono permetterci di vivere lo stesso. I nostri organi vanno a danneggiarsi dall'interno, le nostre ossa, soprattutto se siete stati in amenorrea come lo sono stata io, vanno a rimpicciolirsi, ad avere proprio meno densità, a distruggersi in un certo senso. E il fatto che noi abbiamo recuperato peso dall'esterno non significa che all'interno di noi tutto sia stato restaurato. Quindi il fatto che noi siamo normo peso e che abbiamo recuperato un peso sano secondo il BMI, che sapete che cosa ne penso del BMI, non significa che noi siamo guarite dall'interno. Se la nostra mente ci sta facendo pensare ancora al cibo, vuol dire che dobbiamo ancora mangiare, punto. Inizialmente, appunto, sperimenteremo ciò che è chiamata la fame estrema. Se non avete visto il video riguardo lo studio del Minnesota, ve lo lascio qua nelle ID informazioni, perché là si spiega come persone che anche sono state in restrizione calorica soltanto per 6 mesi hanno sperimentato la fame estrema. Quindi figuriamoci se noi siamo state in restrizione calorica da tantissimo tempo, da tanti anni, come lo sono stata io. Quindi inizialmente avremo una fame estrema, una fame esagerata rispetto alle altre persone che non hanno mai fatto delle diete o delle restrizioni caloriche e che hanno un rapporto con il cibo sano e non sono ammalati di DCA. Quindi inizialmente sembrerà di essere ricaduti in un altro DCA, ovvero il binge eating o l'emotional eating, ma è stato dimostrato da queste persone, da questi terapeuti in America che hanno sperimentato questo metodo di guarigione, che questo non è binge eating ma è fame estrema. Il binge eating è tale se prima non si ha avuto una restrizione calorica. Se prima hai avuto dei mesi e degli anni di restrizione calorica, quello che stai sperimentando con l'all-in non è binge eating ma è fame estrema. È fame di cibo, perché il tuo corpo vuole ricominciare a fidarsi di te e puoi cercare di farlo fidare di nuovo di te e di restaurare tutto ciò che c'è da restaurare nel nostro corpo attraverso la risposta del cibo. Se lui ti chiede cibo, che sia dal corpo, quindi dallo stomaco, che sia dalla mente, glielo devi dare. Punto, non ci sono altri modi per farlo fidare di nuovo di noi. Quindi non è binge, ma è solo fame estrema. Anche se ti sembra di non aver bisogno di restaurare il tuo corpo perché sei normo peso o addirittura in sovrappeso, sappi che se il tuo corpo sta soffrendo di fame estrema è perché ha ancora bisogno di essere restaurato dall'interno. Gli organi interni vengono danneggiati sia dai digiuni che dal vomito autoindotto. Quindi lo hai spinto a mangiare se stesso dall'interno per sopravvivere e adesso ti sta chiedendo cibo per restaurare le tue ossa, i tuoi organi, il tuo metabolismo, i tuoi muscoli e chissà che altro. Quindi se ti chiede cibo dopo degli anni o anche solo mesi di restrizione, non è binge eating, è fame estrema. Non sei ricaduto in un nuovo DCA, questo me lo devo ricordare anch'io continuamente. Quindi anche se ti senti sazio e la tua mente continua a chiederti cibo, è perché devi ancora mangiare. Molto probabilmente devi ancora restaurare delle parti del tuo corpo interne, non visibili, che hai danneggiato in passato. Se pensi al cibo, mangialo. Se ti brontola lo stomaco, mangia. La tua mente deve superare il trauma, perché è stato un trauma della restrizione, e puoi farlo solo se ti permetti di mangiare, di dare al tuo corpo e alla tua mente ciò che ti chiede. Un altro principio è che sì, si prende peso con l'all-in ed è solo così che permetterai al tuo corpo di guarire dall'interno, di guarire la tua mente dal trauma della privazione. Però pensaci, è davvero la cosa più tremenda che possa succederti ingrassare? Sì, per noi che abbiamo un DCA sì, ma è un po' come se fosse una terapia comportamentale. Se ci pensi, nelle terapie comportamentali in psicologia si va ad agire subito con l'azione sul trauma e sulla paura che ha il paziente. Quindi se noi abbiamo paura di ingrassare, come la più grande paura che noi possiamo avere nella nostra vita, dobbiamo affrontarla superandola, ovvero ingrassando. La nostra paura più grande è che ingrasseremo perché chissà che cosa succederà. Bene, dobbiamo ingrassare perché almeno capiremo che non succede niente.
Niente, perché se la nostra mente cambierà, se riprogrammeremo in tutto questo percorso il nostro cervello per andare contro la cultura della dieta e contro tutte queste restrizioni che ci hanno fatto ammalare, allora ci libereremo di questa paura irrazionale. In tutto ciò, tra l'altro, sì, ingrasseremo, ma il nostro corpo, come è successo nello studio del Minnesota, raggiungerà il set point, che è il peso nel quale il nostro corpo si sente più a suo agio. Quindi ingrasseremo, spesso succede che andiamo in overshoot, quindi supereremo il set point proprio perché abbiamo bisogno di far fidare il nostro corpo, ma poi quando capirà che può fidarsi di noi, e di solito le persone ci mettono circa un anno, le persone che ho seguito e che sono riuscite ad affrontare tutto questo percorso e che poi hanno recuperato il loro set point, ci hanno messo circa un anno appunto. Quindi è un percorso lungo, ma è un percorso sofferente, sì, ma che finisce. Non è una sofferenza lunga per sempre, non è una sofferenza lunga una vita, come il convivere con un DCA per sempre, senza guarire mai completamente, rimanendo bloccati nella quasi guarigione, nel quale si può purtroppo ricadere, perché se non si è guariti completamente ma si è nella quasi guarigione, quel piede che sta un po' fuori perché torna un po' a vivere, ma rimane comunque nella comfort zone della malattia lo stesso, nella paura di ingrassare lo stesso, nella voglia di controllare il proprio corpo lo stesso, allora può darsi che nella vita, se ci saranno dei grandi stress, si ricada. E io non voglio più che accada, io voglio liberarmi e voglio tornare esattamente a dove ero prima di ammalarmi. Quindi io ce la sto mettendo tutta, e con il so che mi fermerò soltanto perché mi vedo gonfia, perché sono gonfia, perché sono piena di liquidi e perché questa situazione non è comfortable. Se questa situazione fosse comfortable, vuol dire che non sto veramente uscendo dalla mia malattia, perché la malattia, seppure io non abbia più sintomi di vomito autoindotto da tanto tempo, io sono bloccata nella quasi guarigione, e quindi questa quasi guarigione è diventata la mia nuova comfort zone. Quindi adesso mi sta facendo male, mi sta facendo soffrire uscire da questa comfort zone, ma è solo attraverso il fatto che soffriamo uscendo da questa comfort zone che possiamo uscire dalla malattia definitivamente. Se questo percorso fosse indolore, vorrebbe dire che non staremmo facendo le cose giuste, perché si sa che quando si va a guarire da uscire da una comfort zone, che soprattutto se è una malattia, si va a soffrire, è inevitabile. Se non stai soffrendo e stai facendo un percorso di all-in, vuol dire che non lo stai facendo nel modo giusto. Quindi, come mi sento dopo questi primi 20 giorni in cui sto affrontando l'all-in, che significa rispondere alla fame della mia testa, del mio stomaco? Ho guadagnato sicuramente peso, gonfiore, liquidi, un livello maggiore di concentrazione però, di energia, di speranza verso la mia guarigione, e sto praticando l'accettazione del mio corpo per come sta decidendo di cambiare. E credo di amarmi più adesso, perché ho scelto di guarire davvero invece di far finta di essere guarita. Mi faceva comodo pensare di esserlo e rimanere comunque in quello stallo nel quale non hai più grandi sintomi e ci puoi quasi vivere, diciamo, in questo modo. E anzi, in realtà ci sono persone che ci vivono per sempre nella quasi guarigione, non decidono mai di uscire al di fuori. Ma adesso mi sento davvero di essere sulla strada giusta, perché ho scelto di guarire davvero rispetto a quando continuavo ad esercitare controllo su di me e sui miei sintomi, senza mai davvero abbandonare la paura di non avere il controllo del mio corpo e senza mai potermi liberare veramente del pensiero ossessivo del cibo. Ho degli aspetti negativi, certo, come vi dicevo prima, ci devono essere gli aspetti negativi, dobbiamo soffrire in questo percorso, altrimenti vuol dire che non stiamo facendo veramente la strada giusta per riuscire ad uscire dalla quasi guarigione. Ho difficoltà nell'accettare di mangiare ciò che voglio e di rispondere con serenità al mio corpo, perché a volte mi sento sazia a livello fisico ma non riesco a non pensare al cibo, e quindi è difficile capire che devo andare avanti lo stesso. Ma tutte le persone che sono riuscite a guarire davvero hanno superato questo ostacolo e hanno mangiato lo stesso. Quando pensi al cibo, mangia, non devi soltanto rispondere alla fame del corpo. Ho difficoltà nel non compensare attraverso l'attività fisica o al vomito autoindotto dopo aver mangiato, ed ovviamente non sto avendo questo sintomo, non sto assolutamente utilizzando il vomito autoindotto, altrimenti non starei facendo per niente bene, starei ritornando ancora più indietro di dove già sono. Però è difficile, perché non vi nego che mi viene la voglia, dato che mi sento di far binge in quel momento, anche se so che non è così, perché tutte le testimonianze che ho visto e che ho letto raccontano di questa sensazione di fare binge quando in realtà è fame estrema. Quindi sto accettando che sia così, sto accettando, però ho difficoltà, e la difficoltà la sento anche nell'accettazione
sensazione dei gonfiori perché comunque mi fa sentire pesante, mi fa sentire proprio è fastidioso sentire i gonfiori, i liquidi e vedere che sto guadagnando peso. A volte piango, ma le battaglie non si vincono senza soffrire. Quindi io continuo così, continuo con l'all-in e vi aggiorno attraverso i miei video. Siamo al 20° giorno, ancora è veramente poco. Come vi dicevo, sto cercando tanto di praticare meditazione, di concentrarmi tanto sul respiro proprio per riuscire ad affrontare questi momenti che mi fanno così paura e per non tornare indietro. Perché se tornassi indietro, non solo butterei via l'investimento che ho fatto finora di 20 giorni, ma non mi farei fermare soltanto da questo pensiero. Più che altro, se io mi fermassi adesso, saprei che c'è una strada che probabilmente mi farà guarire davvero per sempre e non mi farà più avere nessun pensiero legato al DCA, non mi farà mai più avere nessun tipo di pensieri negativi riguardo alla mia immagine, il mio corpo, perché tutte le testimonianze che ho letto e che ho visto parlano di questa spensieratezza che si raggiunge soltanto con questo metodo e quindi le ho provate tutte: psicoterapia, meditazione, visualizzazione guidata, yoga, nutrizionisti, chi ne ha più ne metta, le ho provate veramente tutte, fitness, sport. Tutto ho provato, ma mi sono sempre sentita bloccata in qualche modo. Mi sono sempre sentita comunque di non vivere il cibo come una persona normale. Quindi questa è l'unica strada che ancora non ho tentato e voglio provarla fino in fondo. Voglio credere nel processo, voglio credere che sia reale, che veramente riuscirò a guarire completamente dal mio disturbo del comportamento alimentare attraverso l'all-in, quindi ci credo e vado avanti. Vi ricordo che questa è la mia personalissima esperienza e non voglio assolutamente sostituirmi a nessun parere medico e professionale di esperti. Vi sto semplicemente documentando ciò che io sto facendo per guarire completamente ed uscire dalla quasi guarigione nel quale ho capito di essere bloccata. Se vi è piaciuto questo video e se vorreste vederne altri, cliccate sulla campanella perché cercherò di tenervi molto aggiornati riguardo questo percorso e riguardo le sensazioni che proverò durante questo percorso che a vedere dagli altri percorsi durerà circa un anno, quindi sarà una long journey, sarà un bel viaggio, un lungo viaggio. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, se non vi è piaciuto questo video lasciatemi un dislike, iscrivetevi al canale se volete far parte della nostra magnifica community che si sta creando qua su questa piattaforma. Io intanto vi auguro una magnifica giornata, una buona guarigione e ci vediamo nel prossimo video.